Ciao a tutti, oggi andremo a preparare insieme le chiacchiere di carnevale, un dolce tipico da mille forme. Andiamo a scoprire quali sono e poi preparateli insieme a me. Iniziamo partendo dalla farina, quindi faccio un foro al centro, per poi aggiungere lo zucchero semolato, un pizzico di sale, il latte parzialmente scremato a temperatura ambiente, le due uova a temperatura ambiente, poi due cucchiai di grappa, il burro sciolto tiepido e la buccia grattugiata di un limone non trattato. Iniziamo a mescolare. Inizia a mescolare inizialmente con il cucchiaio. Appena inizia a prendere forma l'impasto, continuo con la mano. Se necessario, aggiungete un po' di farina. Il risultato dell'impasto dovrà essere un po' appiccicoso, ma non si deve attaccare alle dita, così. Quindi lo appoggio nuovamente nella ciotola, lo copro con un canovaccio e lo lascio riposare per circa 30 minuti, il tempo che perde un po' della sua elasticità. Per poi rimetterlo sulla spianatoia infarinata e lo divido in parti. Quindi iniziamo a stendere la sfoglia aiutandoci con il mattarello, ripiegandola e infarinandola se necessario per 3-4 volte. Considerate che più pieghe facciamo, più le nostre chiacchiere saranno bollose. Alla fine dobbiamo ottenere una sfoglia sottile, quasi velata. Proprio così, quasi velata. E ora è giunto il momento di dare forma alle nostre chiacchiere. Inizieremo con le roselline, quindi per prima, aiutandomi con questa rotellina zig zag, andrò a dividere la sfoglia in strisce più o meno larghe di un centimetro, cercando di essere precisa più possibile. Prendo una striscia e inizio a rotolarla fino ad arrivare all'altra estremità. Attacco per bene le estremità all'altra sfoglia ed ho formato la prima rosellina. Farò la stessa cosa anche con la seconda. In questo caso la striscia è un po' più lunga e quindi cercherò di aprire la parte superiore formando i petali. Proprio così. Formate le roselline, passerò ai canoncini aiutandomi con la forma del cannolo. Quindi prendo l'estremità, la aderisco appena allo stampo e inizio sempre a rotolare. Per poi attaccare l'estremità alla sfoglia in modo tale che in frittura non si apra. Se la striscia è troppo lunga, la rompo, formando così delle chiacchiere a strisce. E ora passiamo alle prossime, quindi darò la classica forma delle strisce larghe con un piccolo taglio al centro. Formate tutte le chiacchiere, non mi resta che andare a friggerle, quindi le friggerò nell'olio ben caldo
partendo dalle roselline. Girandole di tanto in tanto fino a doratura. E una volta dorate, le metterò su della carta assorbente. Adesso andrò a friggere le strisce. Per le strisce ci vorrà davvero pochissimi minuti. Ed ecco a voi le roselline fritte e una parte delle strisce, sono davvero bellissime. Continuo con i cannoncini. I cannoncini li friggerò uno, massimo due alla volta, per evitare di abbassare la temperatura dell'olio. Una volta fritti, una volta dorati, li metterò sempre su della carta assorbente e li lascio freddare completamente, prima di staccarle dallo stampino. Fritti anche le chiacchiere classiche. Non mi resta che staccare lo stampo dalla sfoglia. E guardate che meraviglia! Le chiacchiere sono sempre, oltre ad essere bellissime da vedere, sono anche buonissime da mangiare. E per ultimo, l'immancabile zucchero a velo. Come avete visto, con un impasto solo possiamo realizzare tantissime forme diverse. Ora tocca a voi. Un bacio a tutti e buon chiacchiere a tutti!